Il racconto di Emmaus è senza dubbio uno dei più belli e significativi del Nuovo Testamento. In esso sono racchiusi tutti i temi centrali della fede: la preghiera, l'incontro con Gesù, il timore, la speranza, l'Eucaristia, la gioia. Ognuno di noi può ricalcare nel proprio cammino di fede le orme dei due discepoli. Non riflettiamo quasi mai sul luogo degli eventi, il villaggio di Emmaus. Perché i due discepoli andavano là? Era un centro piccolo, un satellite dell'allora più grande Gerusalemme. Forse era il loro villaggio, forse tornavano semplicemente a casa, con nel cuore una delusione che possiamo sicuramente immaginare. Oggi Emmaus non esiste più. Dopo secoli di vicende tragiche, il villaggio è stato raso al suolo durante la guerra dei 6 giorni. Pochi abitanti, sparsi ora fra Israele e la Giordania, ritornano di tanto in tanto, quasi di nascosto, per tenere pulito almeno quello che resta del cimitero e mantenere viva nel cuore della gente la memoria del luogo dove Gesù stesso, per la prima volta dopo la risurrezione, ha spezzato il pane per due dei suoi. Ma il solo nome, la sola parola Emmaus può evocare non solo per i cristiani la pace e la gioia di un incontro. Anche laddove i nostri occhi mortali, piccoli, ancora chiusi, vedono solo la vittoria della guerra e della disillusione. Mi metto concretamente a disposizione del Signore per incontrare Gesù che mi affianca. Trovo tempo per crescere nel cammino di fede attraverso la lettura meditata della parola di Dio. Buona giornata a tutti.